Foglia Gallery il cantante torna a parlare della persona che gli è stata accanto nel momento più difficile, e a cui ha dedicato il nuovo album, La geografia del buio. La sua presenza è stata un motivo per orientarsi. 5 febbraio 2021 di Antonella Rossi. Sta meglio, Michele Bravi. Dopo l'incidente in cui è rimasto coinvolto nel 2018 e in cui ha perso la vita una donna, il cantante è tornato alla musica con la Geografia del Buio Tour, che già nel titolo evoca il momento più duro della sua vita. Ho attraversato un momento di buio enorme, ma io qui ho rotto il mio silenzio. Oggi ritorno a vedere le cose, ha detto il cantante a Verissimo. La puntata andrà in onda sabato 6 febbraio. NDR, negli ultimi 2 anni ho fatto un percorso di terapia che ha richiesto un impegno di energie molto forti e a cui sono molto grato, ha rivelato Bravi, che però non dimentica chi gli è stato accanto nei giorni peggiori. Era il mio ragazzo con cui ho condiviso tanti mesi della mia vita. Nel momento in cui quella storia stava nascendo non ne riconoscevo l'importanza. La mia vita a un certo punto ha subito uno strappo e il buio è arrivato davanti ai miei occhi in maniera violenta, avevo perso contatto con il reale. La sua presenza è stata un motivo per orientarsi. E ancora, credo sia la persona più umana che abbia conosciuto, senza la sua umanità tante cose non le avrei capite e risolte. Una storia d'amore finita 2 anni fa, che tuttavia lo ha segnato nel profondo, in un momento delicato lui se n'è andato dall'altra parte del mondo e mi sono ritrovato ad affrontare da solo quello che per mesi avevo affrontato con lui. Un ricordo. Michele Bravi lo ha inserito nella canzone La vita breve dei Coriandoli, una nota vocale per essere precisi. Ho voluto aggiungere una sua nota vocale che mi aveva mandato perché non stavo tenendo conto della promessa che ci eravamo fatti, quella di continuare il percorso di terapia che mi aveva suggerito. Ho capito che l'amavo quando l'ho saputo lasciare andare via. Oggi nella sua vita non c'è un altro amore, ma quel capitolo doloroso, per lui, può dirsi concluso.